amici, perché spiccano e risuonano vari dialetti. Li vogliamo conoscere meglio più a fondo? Che canta la Francia, nessuno di voi mi sembra. Giacinto siciliano. Pizzaiolo. Pizzaiolo, ecco. Com'è il nome? Michele. Circhirito. A Melbourne. Bello. Qui vicino, praticamente. Dietro l'angolo. Siamo sui ospiti. Ciao a tutti. La famiglia. Tutti zii, papà e zii. Zii e papà. Zio. Nessuno meglio di te allora può raccontarci come funziona una pizzeria a letto. Come funziona una pizzeria a letto. Guarda, quello che posso dirti è che devi raccontare ai tanti lettori come fai a risolvere un problema come si fa a risolvere il problema della farina politica, tutto, come si fanno a risolvere? Allora, per la mozzarella arriva via aereo, quindi il problema è risolto proprio. Forse è più fresca, arriva più fresca là che qua, perché la fanno, la mettono sulle pedane e arriva via aereo, quindi ce l'abbiamo dopo un giorno e mezzo, 2 giorni. Quanto riguarda la farina, noi ti mandiamo la mozzarella e tu ci mandi le orchidee, perché ci stanno a buffare le orchidee che arrivano. Io ti mando anche la carne di canguro. Ah. Il salame di canguro. E intanto è apprezzata non solo dalla comunità di italiani, ma anche dalla eterogenea comunità. Ma io quest'anno ho aperto il mio quarto locale in Italia, tre a Melbourne, uno in Italia. E è brutto da dire, ma la concorrenza che c'è in Australia, in Italia è nulla. Cioè, quello che arriva di italiano è tutto meglio alto livello. Quindi comunque gli ingredienti che noi siamo là tra pizzerie e competitori, c'è più competizione in Australia che in Italia. È brutto da dire, ma purtroppo è così. La guerra dei prezzi, come facciamo a battagliarla? La guerra dei prezzi? In Australia una pizza, una margherita, io la prendo $20. Però abbiamo il pomodoro San Marzano italiano, la mozzarella che arriva via aereo. La ricercatezza degli ingredienti fa sì che arriviamo. Sì. Senti, ma la forma qual è? È ispirata al mondo americano, a Rocio San Marino, non devi perdere 70 cm di diametro? Tutta tipicamente campana. Ottimo. I nostri auguri e i nostri complimenti. Grazie. Mi piacerà offrirtelo io a te in premio. Ci vediamo sul palcoscenico per la forza. Devi portare tutti questi zii. Sì.